Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con World Cup Story. Ripercorriamo la storia dei mondiali di calcio, competizione che il 20 novembre prossimo in Qatar vedrà prendere il via la sua 22esima edizione. Si cambia addirittura millennio. Nel 2002 l'alternanza Europa-America viene interrotta per la prima volta. Si gioca in Asia e ci si ritroverà di fronte a meccanismi che ricorderanno addirittura i pionieristici mondiali cileni del 1962. Spazio all'edizione del 2002 in Corea e Giappone, l'alba del fenomeno. L'assegnazione alla candidatura asiatica arrivò nel 1996, praticamente per acclamazione, con la sola concorrenza del Messico, che a soli 10 anni dall'ultima edizione disputata, dall'inizio non apparve credibile. In più la FIFA voleva fortemente far entrare il continente asiatico e quello africano nella rotazione dei mondiali. E così fu, anche se giocare in due paesi diversi portò a problemi logistici non da poco. Sempre le solite favorite alla vigilia. La Francia si presentò all'appuntamento non solo da campione del mondo in carica, ma anche da campione d'Europa, dopo la finale vinta a Rotterdam al Golden Goal e soprattutto con la rete del pareggio siglata all'ultimo secondo contro l'Italia, con il commissario tecnico Zoff dimissionario per una polemica a distanza con Silvio Berlusconi. Il CT della nazionale diventa un totem degli allenatori italiani, Giovanni Trapattoni. Ma il problema dell'Italia è sempre uno: una batteria di attaccanti composta da Cristian Vieri, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Filippo Inzaghi e Vincenzo Montella. Tanto talento, ma solo in due possono giocare. E in più il CT ha resistito alle pressioni che volevano Roberto Baggio, appena recuperato dall'ennesimo grave infortunio della sua carriera, convocato per il suo quarto mondiale. Cercano rilancio i tedeschi dopo la bruciante eliminazione al primo turno degli europei. Il Brasile, allenato da Felipe Scolari, invece propone un calcio a briglie sciolte, ricco di talenti offensivi. Grande attesa anche per la fortissima Argentina, allenata dal loco Marcelo Bielsa. La partita inaugurale a Seul richiama il miracolo di 12 anni prima Italia 90. I campioni del mondo in carica, a Milano furono gli argentini, stavolta i francesi, cedono a una splendida outsider africana. Bouba Diop prende il posto di Oman Biik e il Senegal, alla prima apparizione di sempre in un mondiale, passa a braccetto con la Danimarca, mentre i transalpini vengono clamorosamente eliminati al primo turno, complice l'assenza di Zidane, che rientra palesemente non in condizione, solo per il match finale contro i danesi. I campioni del mondo in carica non venivano eliminati al primo turno di un mondiale dal Brasile del 1966, ma allora il mondiale era a 16 squadre. Negli altri gironi partono a mille Spagna e Brasile, seguiti da Paraguay, che beffa per un solo gol nella differenza reti il Sudafrica, e dalla Turchia, che ha la meglio anche su un'altra novità assoluta, la Cina. Deludentissimi Portogallo e Polonia, che lasciano spazio ai padroni di casa della Corea e agli Stati Uniti. I coreani vincono però una contestata sfida proprio contro i lusitani. L'arbitro argentino Sanchez inizia ad allungare ombre inquietanti sulla direzione arbitrale dei mondiali. La Germania parte facendone 8 all'Arabia Saudita, trascinata da un attaccante destinato a entrare nella leggenda della competizione, Miro Klose. Con i tedeschi passa anche l'Irlanda agli ottavi per la prima volta da Italia 90. Ok anche l'altro paese ospitante, il Giappone, che passa assieme al Belgio. L'Italia parte con una doppietta di Bobo Ieri contro l'Ecuador. Tutto facile, neanche per sogno. Contro la Croazia la situazione si complica con una sconfitta in rimonta e Trapattoni vede le streghe quando il Messico si porta in vantaggio nell'ultima partita. Il CT viene sorpreso a spargere acqua santa in panchina, immagine di culto, ma alla fine le castagne dal fuoco le tolgono Alex Del Piero e soprattutto l'Ecuador, che batte la Croazia, restituendo all'Italia almeno il secondo posto. Agli ottavi capita un cliente scomodissimo agli azzurri. Il 18 giugno 2002 il Giappone esce contro la Turchia e la Corea del Sud resta l'unica compagine ospitante. A Daejeon l'arbitro ecuadoriano Byron Moreno assegna subito un rigore alla Corea, ma Buffon para sull'attaccante del Perugia Han. Vieri colpisce ancora, l'Italia sembra poterne venire a capo anche se Moreno lascia correre sistematicamente sui falli avversari. A 3 minuti dal 90esimo però Seol rimette tutto in gioco. L'ineffabile fischietto sudamericano sembra ricalcare lo spirito dell'inglese Aston ai tempi di Cile-Italia del 62. Ai supplementari espelle Totti dopo aver perdonato falli in serie ai coreani già ammoniti. Poi annulla un gol regolare di Tommasi prima che Han, di testa, vesta i panni del giustiziere al Golden Goal prima che si possa arrivare alla quarta soluzione consecutiva ai rigori per l'Italia ai mondiali.
Lo scandalo esplode, ma l'indirizzo della FIFA a favore dei padroni di casa prosegue. La Spagna batte l'Irlanda ai rigori negli ottavi, ma nei quarti sbatte sui coreani e su un altro arbitraggio scandalo, quello dell'egiziano Gandur, che accompagna i padroni di casa ai rigori, poi vinti con l'ingresso per la prima volta di una nazione asiatica in una semifinale mondiale. La Germania mantiene i nervi saldi e batte in extremis il Paraguay e poi gli Stati Uniti, capaci per la prima volta nella loro storia di regalare una grande impressione. La Turchia nei quarti affronta il Senegal, capace di vincere agli ottavi al Golden Goal contro la Svezia. Gli africani sognano la semifinale col Brasile, ma sempre il Golden Goal è decisivo, portando i sorprendenti turchi tra le prime quattro. Dove il Brasile è a sua volta arrivato prima battendo il Belgio, che si è visto però annullare un gol regolarissimo dal giamaicano Prendergast, poi superando un'altra potenziale favorita, l'Inghilterra, allenata da Sven-Goran Eriksson, che spreca una grande occasione dopo aver eliminato ai gironi l'Argentina, suicidatasi nonostante una squadra da sogno, con Crespo e Batistuta in attacco, Verone e Simeone a centrocampo, Javier Zanetti e Walter Samuel in difesa. Agli inglesi basta un gol di Beckham, poi agli ottavi è 3-0 alla Danimarca. Contro il Brasile segna per primo Owen, ma Rivaldo e Ronaldinho ribaltano la situazione. Sono loro a regalare spettacolo, assieme a Ronaldo il fenomeno, De Nilsson e una batteria di funamboli, che fa sprecare alla stampa locale paragoni con lo squadrone del 70. In semifinale Brasile e Germania sfidano due outsider assolute, Turchia e Corea del Sud. La FIFA, sommersa dalle polemiche, sceglie designazioni europee per le partite decisive, lo svizzero Meyer e il danese Nielsen per le semifinali, l'italiano Collina per la finalissima Yokohama del 30 giugno. Si spegne la girandola, basta un 1-0 a entrambe le favorite per passare. La Turchia aveva protestato per la sconfitta nella fase a gironi, maturata con un rigore contestatissimo tanto per cambiare in questo mondiale, ma deve poi arrendersi a un acuto di Ronaldo. La Germania attende il momento giusto per colpire i coreani, sconfitti da un gol di Balla, che è alla fine quarti, battuti agevolmente anche dalla Turchia nella finalina. A Yokohama è una partita a scacchi, Scolari aggiunge la spinta di Roberto Carlos e Cafu, quest'ultimo alla terza finale mondiale consecutiva, alla presenza contemporanea di Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. La Germania, allenata da Rudi Völler, campione nel 90 in campo, punta sui gol di Klose, che arriva alla finale a quota 5 reti, assieme a Rivaldo e puntando i 6 del fenomeno, e sull'estro di Ballack al suo miglior momento in carriera. E il primo tempo sembra dar ragione al pragmatismo tedesco, una punizione di Neuville viene deviata dal portiere brasiliano Marcos sul palo e sarà il momento in cui i tedeschi si avvicineranno di più alla Coppa, che passa definitivamente in mani brasiliane quando Oliver Kahn, fino a quel momento miglior portiere del mondiale, si lascia sfuggire un pallone non irresistibile calciato da Rivaldo. È il 23esimo della ripresa e rompe Ronaldo che sigla il vantaggio e 12 minuti dopo la doppietta che chiude il mondiale. Il Brasile è pentacampeon, 5 volte campione nella storia e il fenomeno vive la sua nuova alba dopo anni difficilissimi per gli infortuni e lo scudetto perso in maniera beffarda 2 mesi prima con l'Inter. Riprenderà a segnare al Real Madrid col mondiale tanto sognato, finalmente in bacheca. Per la Germania l'amarezza di essere stata tradita proprio dal suo uomo migliore, curiosamente il suo portiere, così come accadde alla Cecoslovacchia 40 anni prima nel 1962. Altra edizione funestata da una condotta arbitrale più che controversa, corsi e ricorsi della storia, come sempre. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!